Sono qui in questo meraviglioso posto che è l'agriturismo Fonte all'Orso vicino Firenze e voglio condividere con te due lezioni importanti che ho imparato dal seminario che abbiamo appena terminato. Ti racconto una storia. Ho incontrato in questo seminario una persona, un'amica che non rivedevo da un po' di mesi. Chiamiamo questa amica SM. Appena l'ho guardata negli occhi, mi è venuto spontaneo dirle: "Ma ti trovo rinata." I suoi occhi avevano una luce diversa da quella a cui ero abituato. Così ho approfondito un po' e le ho chiesto cosa è cambiato nella tua vita. In realtà lei mi ha detto che non c'erano stati grandi cambiamenti. Il lavoro è lo stesso che faceva, gli amici più o meno gli stessi, la sua famiglia è quella, non ha cambiato nemmeno l'auto. Allora ho detto: fammi capire che cosa hai fatto per rinascere, per avere questa nuova luce negli occhi. E ho capito quello che da sempre dico, da sempre insegno, che il vero cambiamento è quello interiore. Come diceva Proust, il vero viaggio di scoperta non è scoprire nuove terre, ma avere nuovi occhi. Che cosa ha fatto di preciso SM? Lei si è concentrata su due punti precisi. Si è ascoltata e ha iniziato a distaccarsi dalle relazioni, dalle situazioni che le davano malessere. Ma attento, non distaccarsi fisicamente, non fuggire da queste relazioni, ma distaccarsi emotivamente. Ha iniziato a vederle con maggior distacco, a viverle con maggior distacco. Seconda cosa fondamentale, ha iniziato ad andare verso nuove situazioni, nuove amicizie, nuove persone, nuovi modi di vedere che prima non considerava. Quindi si è distaccata da ciò che le dava malessere e è andata verso qualcosa di nuovo che le dava benessere. Al che le ho chiesto: ma scusa, perché non l'hai fatto prima? Che cos'è che ti tratteneva? E abbiamo scoperto che la zavorra è sempre la stessa, la paura. Noi abbiamo paura di distaccarci da ciò che conosciamo, di uscire dalla stanzetta che abbiamo costruito, anche quando è la nostra peggiore prigione, perché la conosciamo e quindi ci dà tranquillità, anche se ci opprime. E abbiamo allo stesso modo paura di andare verso il nuovo, perché ciò che è sconosciuto ci fa stare allerta. Una volta che inizi a condividere con gli altri queste paure, una volta che inizi a fare i conti con queste paure, a superarle, la zavorra si toglie e fai dei passaggi semplicissimi. Ti distacchi da ciò che non ti fa stare bene e vai verso ciò che ti fa stare bene. Provalo, è semplice e ti fa comprendere quanto la libertà interiore è la vera scoperta, non cambiare tutto l'esterno della tua vita. Spero, come sempre, che questo video ti sia utile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!